Se lo vuoi, è l'enigmista. Perfetto, è l'enigmista, dai, ci sto. Ok, allora passiamo alla sezione domande. Nome? Alessandro. Ultimo libro scritto? Exen. Genere? Steampunk. La trama in breve? C'è un evento nefasto in una valle del Monte Rosa e i protagonisti devono scoprire e debellare questo problema. A chi consiglieresti il tuo libro? Direi a tutti dai 10 anni in poi. Ok. Fai le pieghe agli angoli dei libri? No, è peccato. Hai mai comprato libri in base alla copertina? Diciamo un buon 40%. Quali autori o tipi di storie ti ispirano maggiormente? Non ho un genere, tolto Neil Gaiman e tolto Lovecraft, divoro quasi tutto. E quindi dall'horror al giallo, passando per lo steampunk, passando per narrativa più leggera, forse i romance e gli harmony, chiamiamoli così, non li leggo. Ok. L'oggetto più strano che ho usato per fare il segnalibro? Il referto medico di un'ecografia. Ok, è strano forte. Quando scrivi, ascolti musica? Assolutamente sì. Ok, ma a questo punto la domanda è d'obbligo: la tua o quella di altri? Quella degli altri. Ok, preferisci Spotify oppure Amazon? Amazon Music, ovviamente. 50-50. Vimeo o YouTube? YouTube, anche se Vimeo ultimamente sta prendendo più piede perché ha meno problemi. Ok. Un album musicale che non ti aspettavi ti piacesse? Credo Sumerian Cry dei Tiamat, quando lo ascoltai nel 94. Ok. Quale libro, anzi scusami, ho sbagliato la domanda, quella di prima. Se potessi prenderti un mese di vacanza, dove andresti? Farei un giro dell'Europa, passando per i posti che non ho visto, e ritornerei per la terza volta in Irlanda. Ok. Quando viaggi, ti piace provare il cibo locale o ti rifugi in fast food e pseudo ristoranti italiani? Di solito mangio locale, però ci sono state delle situazioni, specie in Irlanda, che abbiamo optato 2 volte per l'alternativa, ovvero sia una volta in un pseudo ristorante italiano, perché dopo 12 giorni di burro volevamo provare dell'olio, e una volta su KFC per provare come fosse KFC al di fuori dell'Italia. Il tuo piatto preferito in assoluto? La pizza. La pizza. E cosa non può mai mancare nel tuo frigo? L'acqua. Allora, quali sono le piccole cose che ti fanno sorridere? Beh, mia moglie quando è contenta mi fa sorridere. Il cioccolato, la pizza e un buon sigaro. E invece, quali sono le piccole cose che ti fanno arrabbiare? Queste sono troppe e non sempre sono piccole. Almeno un paio. Quelle allora, ok, partiamo. Diciamola così, dai vicini di casa che non sono urbani, mettiamola così, passando per i soggetti che pensano di essere il Marchese del Grillo, e purtroppo di Marchese del Grillo c'era soltanto sordi, e i prevaricatori. Sul grande schermo, secondo te, sono più fighi i supereroi della Marvel o della DC? Deadpool. Ah, ok. Se potessi perché avere purtroppo, purtroppo li hanno fatti, dal mio punto di vista, li hanno fatti male tutti e due. Io sono un semi-boomer degli anni 90, per cui io ho gli X-Men degli anni 90, i Sandman degli anni 90, e per cui li hanno fatti male. Quindi Deadpool. Ok. Se potessi avere un superpotere, quale sarebbe e per farci cosa? Potrei essere Magneto. Ok. Il farci cosa non lo so, probabilmente per fare più o meno come con Magneto. Spostare i punti. Sì, così te lo faccio io il ponte sullo Stretto di Messina, te lo faccio io. Bravo, te lo porto io un punto. Allora, se un film che ti, diciamo, non ti aspettavi ti sarebbe piaciuto? Il mio nemico.
Invece, se la tua vita fosse un film, quale sarebbe il titolo? Potrebbe essere Grosso Guaio a Chinatown, Novara. Penso, non che ho avuto a che fare con Yan Lo e Lo Peng, però una cosa del genere, con una serie abbastanza infinita di casini, quello sì. Ok. Hai mai messo la bandiera italiana fuori dalla finestra? No. Ok. Segui il calcio oppure qualche altro sport? Seguivo il calcio, l'ho abbandonato dopo che Mourinho se n'è andato dall'Inter. È stato l'evento scatenante. Sì, perché una triplete non la facciamo più e quindi basta. Ah, ho capito. Siamo finché è andata bene, dopo millenni di sofferenze basta. Senti, secondo te, questa è filosofica come domanda, tra il dire e il fare c'è davvero il mare? No, come diceva Elio, c'è di mezzo e il. L'ultima cosa che hai imparato a tue spese? È che fidarsi troppo delle persone vinci le coltellate nei reni. È un classico. In questi giorni si sta tenendo la Coppa 27 per discutere dell'ambiente, non so se sei informato. Secondo te, i governi... Sì, ho visto un passante di aerei per l'ecologia. Ah, ok. Secondo te i governi riusciranno mai a fare qualcosa per l'ambiente? No. Sono quando convinto anch'io. Quando decideranno di farlo sarà purtroppo troppo tardi. Invece esatto. Tu cosa sei disposta a denunciare per l'ambiente? Bah, ultimamente ho cominciato a camminare molto più spesso e a lasciare più spesso quando posso la macchina parcheggiata, perché se posso arrivarci a piedi me lo faccio ben volentieri a piedi, anche perché mi aiuta tra le altre cose, oltre a evitare di buttare fuori PM10 e compagnia, a perdere anche un po' di peso. Beh, è una bella passeggiata, almeno quando è bel tempo, almeno non diluvia, è sempre una cosa gradevole. Come sì, pensi sì, sarà sì. Il mondo tra 30 anni? Brutto. Hai trovato la lampada dei desideri, quali esprimi? Ok, l'immortalità, perché voglio vedere come va a finire, sono curioso. Penso di diventare sindaco del mondo, perché così poi me la gestisco come dico io, perché imperatore è troppo eccessivo, quindi meglio sindaco. Sei più amichevole, mettiamola così. L'amichevole sindaco planetario. Esatto. E terzo, probabilmente, qualche superpotere. Su superpotere ci penso subito. Okay. Perché Magneto ci sta. Magneto ci sta, però anche, insomma, Deadpool ha il suo perché. Eh sì. Allora, trovi un grimorio antico, lo porti a benedire o provi subito un rituale? La seconda, provo un rituale, ma senza nemmeno dirlo. E allora, visto che hai provato un rituale, hai risvegliato una città antica, pagana, sconosciuta. Chi è e cosa vuole? Beh, ovviamente Rilie, e si è svegliato Cthulhu. Dai, vai! E Mourinho torna all'Inter. Oh, giusto. Potrebbe essere il terzo desiderio. Ma è vero, ma ci sta. Venderesti l'anima al diavolo per il successo? Non lo so, se resto immortale sì, se no no. Constantine insegna. Certo. Ovviamente domanda a questo punto di rito, per noi che abbiamo già fatto la chiacchierata, ti sei mai fatto leggere le carte? Sì. Ok. Credi nella possibilità della reincarnazione? Sì. Se tu fossi Dio per un giorno, cosa faresti? Non si può dire. Ok, diciamo che si potrebbe fare un ripristino parziale del sistema mondo, assolutamente. Un reboot. Sì. Un upgrade. Se tornassi nella tua prossima vita come animale, quale animale saresti? Me la gioco ai punti tra il cinghiale e l'orso. Un cinghiale orso? Perché no? Un cinghiale mannaro, bello. Un cinghiale mannaro. La cosa più pazza che hai fatto, se si può dire?
Non lo so ancora, credo che devo vedere che cosa faccio settimana che viene o la prossima. Ah, okay. Non ho ancora fatto la cosa più pazza. Ok. Diventi ricco, una follia in cui investi. Osteria, questo è difficile. Perché investire nella band non è una follia per me, quindi lo farei proprio senza nessun problema. Probabilmente proverei ad aprire un'attività, che ne so, un'attività di booking per le band, piuttosto che ne so, una casa editrice. Mm. Ok. Perché no? Allora, spiegami la parolaccia che usi più spesso senza dire la parolaccia. Allora, lasciando fuori parole sacrileghe, si potrebbe utilizzare il membro badile, che è una mia parte di creazione, e poi effettivamente genitali maschili a raffica. Ok, cosa non bisogna avere nella vita per essere felici? I rompipalle. Come i vicini di fuori che tu dicevi. Cosa vorresti che la gente smettesse di chiederti? Credo niente, più che altro preferirei che la gente smettesse di parlarmi alle spalle. Ok. C'è un consiglio che ti senti di dare a chi comincia a scrivere ora? Sì, di non minimizzarsi al punto di fare come ho fatto io, di aspettare parecchio prima di scrivere qualcosa. Quindi di scrivere, di provarci e di cercare, mettiamola così, l'editore e le persone giuste, perché purtroppo anche in editoria ci sono un sacco di criminali che sì, dai, vieni, ti faccio stampare il libro, però mi devi comprare le copie a prezzo di copertina, ti faccio l'editing che non ti faccio, e quindi ti ritrovi poi a essere bruciato e ti passa la voglia. Senti, invece ti faccio la stessa domanda anche nel mondo della musica, quindi un consiglio che ti senti di dare a chi vuole entrare nel mondo, più specialisticamente nel tuo settore, quindi l'heavy metal. Ok, il passaggio è questo qua. Il primo consiglio che mi sento di dare è scegliere se restare nell'underground o voler, tra virgolette, sfondare. Perché in funzione del resto nell'underground ci sono scelte da fare, voglio sfondare, ce ne sono altre. E non c'è quella giusta o quella sbagliata, semplicemente sono diversi approcci da dover proporre, da dover presentare, e compromessi da dover fare in maniera differente, ecco. Certo, una strada non è l'altra, mettiamola così. Esatto. Ok, abbiamo finito. Chi vuoi salutare? È chi ci ha ascoltato fino adesso e che ha avuto il tempo e la pazienza di ascoltarci fino adesso. Ciao. Ce ne sono ancora in 4-5, saluto loro e saluto tutti quelli che sono stati con noi, e saluto anche quelli che ci vedranno dopo, diciamo in post produzione, che verrà messa online la puntata, quindi salutiamo tutti quanti. Io saluto te, ti ringrazio di essere stato qui con me questa Ciao. Sera ragazzi, rinnovo a fine puntata il mio piacere di parlare anche del libro dei tarocchi, del manuale di tarocchi con relativo mazzo, quanto sarà pronto, quindi ti chiedo di ricordarlo tu a me. E niente, per questa sera è tutto, saluto tutti quanti e ti ringrazio di nuovo.